Si continua a lavorare sulle persone con l'epatite C, un'epatite che in Italia ha causato diversi decessi negli anni passati, ma che per fortuna, grazie ai nuovi farmaci, grazie anche allo screening, siamo riusciti e ci riusciremo sempre di più a sconfiggerla. Tanti anche le iniziative e i programmi attivati durante quest'anno e parliamo di alcune iniziative sia dedicate alle persone che utilizzano sostanze d'abuso, ma anche alla popolazione generale, con la professoressa Alessandra Mangia. Salve Buongiorno. professoressa, grazie di essere con noi. Allora, partiamo innanzitutto con le persone che utilizzano droghe, quindi che abusano di alcune sostanze. Quali sono le novità 2022? Diciamo che le persone che fanno uso di sostanze attualmente sono tra i primi utenti dei nostri ambulatori e dei nostri servizi e in collaborazione con i SERD. Continuiamo, i centri che si prendono cura di queste persone abitualmente, continuiamo ad effettuare lo screening sui nuovi utenti. Quest'anno sono stati pubblicati i dati italiani, il solito annuale rapporto al Ministero su questo topic, che ci dice come di fatto di 125.000 utenti dei SERD in Italia, attualmente non sia stato screenato più del 17%. Sono percentuali inaccettabili, soprattutto se si considera che di questi 17% il 60% ha una positività per l'HCV. Quindi, quello che in questo momento si sta facendo in queste popolazioni in termini di iniziative e di studi a livello nazionale è un'iniziativa che è volta a screenando e valutando le esenzioni che fanno riferimento a questo tipo di popolazione, quante tra gli utenti dei SERD con esenzione che poi abbiano utilizzato farmaci per l'epatite C, quanti siano stati quelli che hanno utilizzato farmaci per l'epatite C rispetto a quelli che non siano legati all'epatite C o non siano stati trattati. Si è andati a vedere il rischio delle persone che fanno riferimento ai SERD con e senza epatite C di avere altre morbidità, altre patologie, calcolando con un indice che si chiama Carlson Index e che di nuovo si utilizza a partire dall'ICD, cioè dalle diagnosi che si mettono nelle cartelle di dimissione o dai codici di esenzione che si mettono quando si fanno le prescrizioni. In questa indagine è emerso che in Italia le persone che fanno riferimento ai SERD, perché fanno uso di sostanze, e che hanno l'epatite C, hanno molte più comorbidità rispetto alle persone che non hanno l'epatite C. E fra le persone con l'epatite C che hanno ricevuto un trattamento, quelli che hanno ricevuto un trattamento hanno invece meno comorbidità rispetto a quelli che non l'hanno ricevuto. Questo che cosa ci dice? Ci dice che quando si pensi all'eradicazione, all'eliminazione del virus e quando si pensi alla cura, al trattamento di queste persone, si otterrà anche lo scopo, ovviamente, del migliorare la loro condizione di salute in generale e quindi riuscire a fare la diagnosi, a fare la diagnosi in quelli che, avendo più comorbidità, sono più esposti e riuscire a fare il trattamento in quelli che, diagnosticati con l'epatite C, sono a rischio, può portare a un miglioramento delle condizioni generali di salute di queste persone. Inoltre, avere comorbidità, avere altre malattie, espone queste persone al rischio di sviluppare interazioni con farmaci, con altri farmaci, perché appunto sono curate per più patologie. Quindi una considerazione che deve essere fatta prima di prendere una decisione per il trattamento con gli antivirali deve essere quella nel senso del ridurre al minimo il rischio di interazioni tra farmaci che possono portare all'aumento della concentrazione dei farmaci assunti in concomitanza, e penso alle statine nelle persone che facendo uso di sostanze sono sovrappeso e hanno o altre comorbidità tipo dislipidemia che li pongono l'indicazione all'uso delle statine, e che quindi potrebbero avere un rischio di effetti collaterali
maggiori durante la terapia per l'epatite C per concomitanze uso di queste sostanze. Quindi attenzione alle interazioni tra farmaci. Esatto, questo è un punto molto importante e delicato. Ovviamente siamo partiti da persone che utilizzano, quindi abusano di sostanze, ma l'epatite C va ovviamente curata e va screenata ancora nella popolazione generale. Ecco, riguardo alla popolazione generale, quali sono gli sviluppi? I dati ci dicono, e sono dati che abbiamo generato noi stessi in indagini effettuate sul territorio o all'interno dell'ospedale, in progetti già portati a termine e di cui sono stati pubblicati i dati all'interno dei lavori scientifici, che al di sopra dei 50 anni abbiamo il maggior numero delle persone infette con un'infezione attiva, con un virus C ancora in attiva replicazione. I dati sono confermati al nord come al sud, in tutta Italia, là dove ci siano iniziative di screening spontaneo, emerge questo aspetto. Noi, dopo aver fatto quell'iniziativa appunto all'interno dell'ospedale, che aveva dimostrato come il 44% dei nostri pazienti che venivano scoperti durante un ricovero ospedaliero per essere infettati con epatite C e venivano diagnosticati per la prima volta e quindi legati al trattamento con un'iniziativa di test and treat, stiamo adesso conducendo un'altra iniziativa con l'aiuto dei farmacisti su tutto il territorio della regione Puglia. Con l'aiuto dei farmacisti di comunità che conoscono anche direttamente a volte le persone, abbiamo fatto una campagna di sensibilizzazione che è partita in coincidenza della giornata mondiale dell'epatiti nell'estate scorsa, a luglio, il 18 luglio, con l'aiuto dei farmacisti viene proposto a tutte le persone di età superiore a 50 anni che entrano in farmacia di effettuare lo screening salivare con il test salivare per la determinazione dell'anticorpo. I pazienti che risultano positivi vengono poi avviati a un contatto con il nostro centro e attraverso l'utilizzo della telemedicina, che è un altro tool che da poco, dopo la pandemia, è stato implementato. Attualmente possiamo seguire anche a distanza queste persone con un'unica visita per valutare l'aderenza dopo l'inizio della terapia, con prescrizioni fatte a distanza, e possiamo effettuare un reale test and treat anche in pazienti che fanno riferimento a farmacie, per esempio della Puglia, del Salento o della Puglia del Sud, in modo da portare al trattamento persone che non erano consapevoli di avere l'infezione. Di nuovo, anche in questa iniziativa emerge lo studio, l'iniziativa è ongoing, quindi non abbiamo che dati preliminari, emerge di nuovo che le persone che possono non essere state diagnosticate si collocano sulla fascia dai 60 anni in su e che sono persone che a volte hanno oppure avuto dei contatti ospedalieri e che sono persone che sono sfuggite a una iniziativa di valutazione da parte dei medici di famiglia e che con la collaborazione dei farmacisti di prossimità si riesce a portare, anche con la collaborazione dei medici di famiglia, appunto una volta individuati, a portare al trattamento direttamente, senza altre ulteriori necessità di spostamenti, anche ricorrendo a una valutazione della fibrosi con l'utilizzo di test biochimici senza dover necessariamente effettuare test che richiedano di andare a centri, di recarsi presso centri di riferimento. Bene, grazie professoressa, anche perché insomma sono diversi progetti e l'impegno si vede continuo e costante.